Ecco qua, stiamo uscendo pian pianino dal porto. Ragazzi, io vi ricordo, molto importante, che se per caso venite in vacanza in Norvegia e vi va di noleggiare una barca per, non lo so, andare a pescare o anche semplicemente per farvi un giro e godervi dei bei panorami, è importante che in porto voi non andiate a una velocità superiore ai 5 nodi. Si scrive 5 knop e... Anche in alcune altre zone, comunque sempre indicato coi cartelli, se c'è scritto che dovete andare sotto i 5 nodi, mi raccomando, seguite questa regola. Ora siamo fuori dal porto, possiamo divertirci. Ciao Cherries, bentornati sul mio canale. Come state? Oggi vi saluto dal porto, il che significa che finalmente vedrete la Norvegia non da terra, ma dal mare. Spero che sarà una giornata interessante, passeremo tutta la giornata in barca, quindi vi farò vedere un po' di costa norvegese. Stavo facendo benzina, che casino. C'è brutto tempo purtroppo, speravo di riuscire a fare questo vlog con il sole, ma non è così. Dobbiamo andare abbastanza lontano, quindi può essere che arrivati a destinazione ci sarà il sole, non lo so, spero comunque che gradirete il vlog. Sigla, ci rivediamo in mare. Vi faccio vedere quest'isola a cui ci stiamo avvicinando. Perché è interessante quest'isoletta? Perché il governo norvegese la usa come poligono di tiro, o meglio, ne usa metà. Quindi di tanto in tanto l'esercito norvegese arriva con le sue navi, con i suoi aerei e letteralmente bombarda quei container che vedete lì in cima e altri sparsi in giro per l'isola. Vi ho detto che solamente metà isola viene usata come poligono di tiro. Volete sapere che cos'è l'altra metà? È una riserva naturale. Ebbene sì, strano, eh? Guardate che suggestivo qui il paesaggio con le nuvole così basse, tutte belle puffolose, la barchettina a vela con la vela rossa. Ci piace, ci piace. E come sapete, la Norvegia sta cercando di puntare molto meno sul petrolio, molto di più sul rinnovabile, quindi ci sono parchi eolici un po' ovunque. Leggiamo dalla mappa che quest'isola si chiama Svinøya e Svin vuol dire maiale in norvegese, quindi ho ribattezzato questo posto Porchisola. Il paesaggio diventa un po' più montagnoso, ragazzi, non siamo lontani dalla nostra destinazione finale. In video non rende tanto per via della nuvolosità, ma vi garantisco che questo posto è veramente molto molto carino e mi spiace un sacco non potervelo far vedere con il sole, col bel tempo. Un'altra cosa che in Norvegia trovate un po' ovunque, così come le pale eoliche, sono i ponti che collegano le varie isolette tra di loro, oppure alla terraferma. È una cosa che a tantissimi norvegesi non piace perché sostengono che, questi ponti rovinino il paesaggio, a me onestamente non infastidiscono più di tanto, però sono gusti. In alcuni casi, se si può, se è possibile e si vuole preservare il paesaggio, si opta per una soluzione tunnel sottomarino. E siamo arrivati a destinazione, quella che vi faccio vedere oggi, purtroppo con le nuvole e da lontano, dicono che sia una delle spiagge più belle della Norvegia, una spiaggia di sabbia, non sembra di essere in Norvegia, onestamente, ragazzi. Cerco di zoomare così magari anche se sgranato vedete un po' più da vicino. Queste casette rosse e gialle, io le sto adorando, sono troppo norvegesi queste qui però, ragazzi, bellissime. Guardate questa barca blu e gialla, ce ne sono solamente due di questo tipo in Norvegia, sono di una ditta che si occupa di prelevare i salmoni direttamente dalla fish farm e di lavorarli direttamente sulla nave anziché portarli in uno stabilimento. Sì, sono arrivate le onde, si balla finalmente, ragazzi, adoro! Cioè, bellissimo, per carità, quando il mare è piatto, calmo, si va via lisci, tranquilli. Ma quando ci sono le onde, per me le cose si fanno decisamente più interessanti e più divertenti. Penso di essere una delle pochissime persone al mondo che adora stare in mare col mare mosso, ma adoro troppo. Ecco, questo è un anello della Fish Farm. Vedete, c'è questa. Che cosa è successo? C'è questa passerella tutto intorno, quindi ci si può camminare. Sotto c'è la rete che scende a cono, ogni tanto vedete saltare dei salmoni, sembrano troppo stupidi, piace un casino vederli saltare fuori dall'acqua. E poi c'è questa rete sopra che la copre perché ovviamente cioè, per gli uccelli è una sorta di buffet, quindi devono impedire agli uccelli di venirsi a mangiare il salmone.
vedete questa cosa qua, praticamente lì, è un salmone morto, si è appeso non si sa come alla rete, probabilmente era un saltatore migliore degli altri, si è appeso lì, non è mai più riuscito a tornare in acqua ed è essiccato. Che schifo, ragazzi. Potevi diventare un sashimi, e invece no, e invece no. Volevi, tu puntavi più in alto, salmone. Mentre ci allontaniamo e voi vi godete il paesaggio, io vi spiego molto brevemente come è strutturata una fish farm. Ci sono questi anelli, come quello che avete visto, che sono ancorati al fondale marino. Tutti questi anelli sono collegati a una struttura centrale, una sorta di quartier generale, possiamo chiamarlo, che si chiama flote. In norvegese flote significa sia chiatta che flotta, fun fact. Da questo flote partono dei tubi che portano il cibo agli anelli. E alla fine è uscito anche il sole. Devo dire che era più suggestivo prima, come paesaggio, però almeno vedete un po' di mare blu e non solamente grigio. Ecco, qui anche se un po' da lontano potete vedere nella sua interezza una fish farm, vedete che ci sono diversi anelli e subito dopo gli anelli quella casettina rossa sarebbe il flote. I flote possono essere strutturati in diversi modi, a volte sono delle casettine, a volte sembrano proprio delle chiatte. Quelle boe che avete visto prima, le boe gialle, delimitano i quadrati in cui viene poi inserito ciascun anello. Cioè, ma quanto sto invidiando quelli che lavorano qui? Ecco, con il sole, ragazzi, diciamo che è tutt'altra cosa. Nonostante non sia limpidissimo e non stia riuscendo a catturare la bellezza di questo posto quanto vorrei, penso che sia già meglio di prima, Cosa ne dite? A voi come piace di più questo panorama? Fatemelo sapere nei commenti, lo preferite con il sole o con le nuvole? Io devo dire che per quanto mi riguarda con le nuvole era più suggestivo. Ma col sole, anche se in video non rende tanto, ragazzi, ci sono dei colori veramente pazzeschi. Cioè, il mare e il cielo sono di un blu che non ho mai visto. Non so perché c'è sempre brutto tempo qua, ma quando faccio i vlog per voi riesco sempre a beccare delle belle giornate. Strano ma vero. Forse dovrei uscire tutti i giorni con la telecamera accesa, così almeno mi assicuro che ci sia sempre bel tempo. Guardate che bello, questa è una delle zone più belle. È una delle zone più belle, sono molto molto contenta di riuscire a farvela vedere perché solitamente qui intorno le isole sono molto rocciose e poco verdi ed è una cosa che mi fa una tristezza infinita. È un tipo di natura che io non apprezzo tantissimo, ma qui invece ci sono un po' di alberi, c'è tanta erba, quindi questo giro mi sta piacendo tantissimo, spero stia piacendo anche a voi. Fatemi sapere nei commenti se state apprezzando questo tipo di paesaggi. Io in realtà vorrei farvi vedere anche qualche fiordo. Il problema è che qui nei dintorni non ce ne sono di fiordi fatti come quelli a cui siamo abituati a pensare quando si parla di Norvegia, quelli per intenderci molto molto stretti, molto profondi, con le sponde molto alte. Quindi non so, penso che dovrò organizzare qualche viaggio per farvi un vlog in un fiordo vero, perché insomma ragazzi sono 4 anni che sono in Norvegia, ancora non ho visto uno. Però diciamo che quantomeno, anche se non vi sto ancora facendo vedere dei bei fiordi, vi sto facendo comunque vedere dei paesaggi carini, ma soprattutto una Norvegia completamente sconosciuta, perché questi posti non sono assolutamente posti turistici, non sono famosi e, cioè ragazzi, chi ve li fa vedere? Solo io, solo sul mio canale potete vedere dei posti completamente sconosciuti, ma comunque bellissimi, guardate che bello qua. E ci siamo fermati a fare benzina e questo credo sia tipo il benzinaio più bello del mondo, guardate che vista. Ovviamente non sarà così tutti i giorni perché oggi siamo fortunatissimi che splende il sole, normalmente probabilmente pioverà tantissimo. Ci siamo fermati perché abbiamo visto una pinna uscire dall'acqua e dovrebbe essere una balena o una focena, qualcosa del genere, ma è sparita.
Volevo farvi notare che in questo tratto il mare è super piatto, guardate, non c'è praticamente neanche un'onda ed è il mare ideale con cui andare in giro per la gente normale. Per me che amo le onde, no, però mi piace comunque. Niente, fine del tratto con il mare piattissimo, è durato pochi minuti, si torna alla normalità. Ragazzi, dovete sapere che io adoro stare in barca, cioè mi piace tantissimo e più ci sono onde, più il mare è mosso, più io mi diverto. Il problema è che poi adesso è uscito anche il sole, quindi c'è una luce meravigliosa. Il problema è che quando sono in barca, col dondolio, il rumore dell'acqua e del motore della barca, io mi rilasso tantissimo e quindi mi viene super sonno. Non riesco mai a godermi fino in fondo un giro in barca perché se non mi addormento comunque sono sonnacchiosissima per quasi tutto il tempo. Ci stiamo avvicinando a questo faro bellissimo, meraviglioso. Io non ho visto molti fari dal vivo, questo è anche piccolino, non è super scenografico, però diciamo insomma nel suo piccolo fa la sua porca figura. E probabilmente non riuscite molto bene a vederlo perché è parecchio in controluce, però è rosso scuro e ha queste finestrelle bianche ed è su uno scoglio minuscolo, è veramente super carino. Ok, ci siamo fermati così riesco a farvelo vedere un pochino meglio. Dovrebbe essere esagonale o ottagonale. Guardate anche il panorama in giro. È bellissimo. Io ho appena deciso che voglio trasferirmi a vivere in questo faro. Vi faccio notare al volo quella boa rossa, ce ne sono un sacco qua intorno. Sotto ogni boa c'è una nassa. Le nasse vengono messe dai pescatori, ovviamente tutto legale, la guardia costiera va anche in giro a controllare che sia tutto in regola, tutto certificato. Comunque i pescatori le mettono per pescare gli shoe crabs. Gli shoe crabs hanno questa faccia, la foto purtroppo non l'ho fatta io, l'ho solamente presa da internet. Sono niente po' di meno che gli scampi. Sono strapopolari qui, ce ne sono un sacco. E sono, ragazzi, tra le cose più buone che io abbia mai mangiato nella mia vita. Se venite in Norvegia, prendete gli shoe crabs. Queste sono le turbine eoliche che abbiamo visto stamattina, ve le faccio rivedere anche con il sole. E è destino, a quanto pare, ragazzi, che in questo punto dobbiamo per forza incrociare una barca a vela. E siamo tornati, rieccoci in porto, stiamo rientrando a non più di 5 nodi. Bene amici, chiudo questo vlog con il mio giubbettino di salvataggio che bisogna sempre tenere quando si è in mare, mi raccomando. Mi avete vista poco oggi, però ritengo che sia stato molto più interessante vedere dei bei paesaggi piuttosto che la mia faccia. Spero che il vlog vi sia piaciuto, lasciatemi un mi piace, iscrivetevi al mio canale, attivate la campanellina per ricevere le notifiche quando pubblico un video, fatemi sapere nei commenti cosa vi è piaciuto di più, se vi interessa magari qualche approfondimento su alcune delle cose che vi ho spiegato velocemente. Tutto qui, direi che ci vediamo al prossimo video, ragazzi, un bacione, un grazie gigante, ciao!